prima che uno scrittore o un pensatore, Machiavelli è stato un politico e un diplomatico. Dal 1498 al 1512 è segretario della Repubblica Fiorentina, per la quale compie molte missioni, a Roma, in Francia e in Germania. Machiavelli, per ben 14 anni, dal 1498 al 1512, ricopre l'incarico di segretario della seconda cancelleria della Repubblica Fiorentina. Un uomo di potere, dunque, di grande potere, al servizio dell'ancor più potente gonfaloniere Pier Soderini. Di lì a poco Machiavelli inizia ad accumulare cariche che lo portano ambasciatore in Francia, in Germania, alla corte di Cesare Borgia, il Duca Valentino. E quasi come avvenisse un passaggio di testimone, di lì a poco Machiavelli inizia ad accumulare cariche che lo portano ambasciatore in Francia, in Germania, alla corte di Cesare Borgia, il Duca Valentino. Ha insomma la possibilità di seguire da vicino la vita politica degli stati europei e dei potentati italiani. Esperienze preziosissime che Machiavelli affiancherà a un'altra grande fonte di ispirazione, il pensiero classico e la storia romana. Machiavelli era una sorta di Hillary Clinton, vogliamo definirla così, cioè era una specie di segretario di Stato che si occupava della corrispondenza a livello internazionale. E però forse anche qualcosa di più, perché Machiavelli era un grande esperto anche in fortificazioni, ha scritto L'arte della guerra.